In questo numero di Salute Magazine, malattie croniche dell'intestino per 250.000 italiani, Covid, gli anticorpi monoclonali contro il virus, Novartis, al via la nuova area di produzione a Torre Annunziata. Oltre 250.000 persone in Italia soffrono di malattie infiammatorie croniche dell'intestino, colite ulcerosa e malattia di Crohn. Definite come disabilità invisibili, in realtà impattano fortemente sulla quotidianità di chi ne è affetto. La natura cronica di queste condizioni può rendere difficile la pianificazione della propria vita nel lungo termine e se la diagnosi è fatta soprattutto su giovani donne fertili, la malattia incide su aspetti delicati della propria vita, come la programmazione di una gravidanza. Tra gli istituti italiani maggiormente specializzati in queste patologie, l'IBD Center di Humanitas, che ha recentemente organizzato un'iniziativa di incontro tra medici e pazienti in collaborazione con l'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, Amici Italia. Le malattie infiammatorie croniche intestinali, malattia di Crohn e colite ulcerosa, sono caratterizzate da un'infiammazione cronica dell'intestino che porta a un progressivo danno intestinale. Questo si manifesta con dei sintomi classici, dolori addominali, diarrea, stanchezza, necessità di interventi chirurgici purtroppo, e soprattutto anche si impatta notevolmente sulla qualità di vita di questi pazienti. In genere la maggior parte delle diagnosi viene fatta in età giovanile, tra i 20 e i 30 anni, anche se poi il 20% addirittura in età pediatrica, e poi il paziente resta malato per tutta la vita, quindi l'impatto sul quotidiano è una cosa molto importante e tante volte i pazienti hanno bisogno di parlare della loro quotidianità, delle cose più banali, e quindi diventa molto importante la programmazione di incontri faccia a faccia con le associazioni pazienti o anche con gruppi di pazienti stessi per poter poi spiegare e interagire con loro solo sul quotidiano. Faccio degli esempi: cosa posso mangiare? È una delle domande più frequenti. Potrò avere figli? È un'altra delle domande più frequenti. Non peraltro circa il 50% sono di sesso femminile, quindi l'impatto sulla fertilità, sulla gravidanza e sull'allattamento può essere notevole, quindi è necessario proprio spiegare. Posso fare sport? È un'altra domanda che frequentemente viene fatta. E altre domande come: se vado in viaggio mi devo portare i farmaci, devo essere vaccinato? Insomma, sono tutte particolari del quotidiano che, a mio modo di vedere, parlandone faccia a faccia, si può aiutare notevolmente la vita di tutti i giorni dei pazienti che sono affetti o da malattia di Crohn o da colite ulcerosa. È stato pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences uno studio a cura della Fondazione Toscana Life Sciences, che analizza l'importanza della risposta immunitaria indotta da una porzione degli anticorpi monoclonali umani nello sviluppo di nuove terapie contro SARS-CoV-2, il virus che provoca il Covid-19. Il Monoclonal Antibody Discovery Lab della Fondazione Toscana Life Sciences ha studiato la caratterizzazione ad ampio spettro degli anticorpi monoclonali da utilizzare contro il virus SARS-CoV-2 e le sue varianti. I risultati ottenuti hanno confermato che gli anticorpi giocano un ruolo importante nella protezione contro il virus, non solo grazie alla loro capacità di neutralizzare, ma anche grazie alle funzioni mediate dalla loro porzione FC. Infatti, tramite questa porzione, gli anticorpi sono in grado di innescare meccanismi della risposta immunitaria volti all'eliminazione del virus. Questi meccanismi sono stati dettagliatamente caratterizzati nel lavoro svolto e pubblicato dal MAD Lab, e questo ha permesso di portare alla luce una parte ancora poco esplorata dalla letteratura scientifica, che sarà fondamentale per la progettazione di nuovi candidati vaccinali e nell'identificazione di anticorpi monoclonali da somministrare per sconfiggere il Covid-19. Come spiega Ida Pacello, ricercatrice della MAD Lab e prima firmataria dello studio, queste attività ampliano la prospettiva dello studio degli anticorpi monoclonali, scoprendo le grandi potenzialità della risposta immunitaria indotta dalla porzione FC degli anticorpi. Tutto questo lascia ben sperare, soprattutto nell'ottica dello sviluppo di vaccini di seconda generazione.
1000 metri quadri di tecnologie in più al servizio del paziente. È stata inaugurata una nuova area di produzione dello stabilimento di Novartis, una delle principali aziende farmaceutiche che operano in Italia, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Previsto anche un aumento della forza lavoro di circa 150 unità, che si completerà entro fine 2024. Valentino Confalone, amministratore delegato di Novartis Italia. Inauguriamo una nuova linea produttiva in uno stabilimento Novartis di Torre Annunziata, un investimento di oltre 30 milioni che all'interno di un contesto di un investimento più ampio che porterà oltre 80 milioni di investimenti qui nel sito di Torre e chiaramente anche occupazione per questo territorio che ha dimostrato di rappresentare un'eccellenza all'interno della filiera produttiva di Novartis a livello mondiale. Basti pensare che da questo stabilimento esportiamo in tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti a tutti i paesi europei. Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e startup della Regione Campania. Novartis è un player fondamentale per il nostro territorio, produce 4 miliardi di export, quindi è quasi un terzo del valore totale delle nostre esportazioni e ovviamente è tutta ricchezza che arriva sul territorio e tra l'altro è un'azienda che investe in ricerca e innovazione. Con Novartis collaboriamo da tanto tempo anche sul tema delle start-up, delle nuove frontiere della farmaceutica e in generale sui progetti di innovazione. L'ampliamento del sito produttivo è stato celebrato in occasione dell'evento Innovazione e Produzione di Valore, promosso da Farmindustria. Il presidente Marcello Cattani. Il settore è in grandissima forma, la Campania è una regione critica per l'industria farmaceutica. Nel 2023 ha superato 4 miliardi di euro di valore della produzione e di export e quindi è un contributo fondamentale a tutta l'industria del nostro paese. Oltre 2.000 dipendenti diretti che raddoppiano nell'indotto e una crescita che è traino dell'esportazione, della produzione e dell'esportazione di tutta la Campania nel settore manifatturiero.